Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare al meglio i nostri ESC BLR32 e cosa fare in caso di desync e dead roll. Prima di iniziare bisogna dire che le impostazioni predefinite di BLR32 si adattano bene alla maggior parte dei setup. Tuttavia, per ottenere il massimo dei nostri ESC possiamo modificare qualche parametro mirato per farli lavorare al meglio col modello che stiamo usando. A tal proposito, questa guida è valida per i droni da 5 pollici che sono tra i più diffusi per FPV, tuttavia vedremo anche come muoverci se abbiamo droni più piccoli o un po' più grandi. Oltre a questo vedremo anche le impostazioni da cambiare nel caso avessimo problemi di desync e dead roll. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il fenomeno desync si ha quando gli ESC non riescono a sincronizzarsi al motore. Questo causa una destabilizzazione del modello fino a dare il tipico fenomeno del dead roll, ovvero il drone che si disarma in volo e cade girando su se stesso. La maggior parte delle volte questo fenomeno è dato da un guasto meccanico che può essere del motore o dell'ESC, tuttavia qualche volta il desync potrebbe essere causato dalle impostazioni software, quindi prima di smontare tutto vale la pena fare qualche prova con la BLL Suite. Per aggiornare e configurare gli ESC dobbiamo collegare la batteria al drone. Per questo motivo è obbligatorio rimuovere le eliche, perché non si sa mai che durante l'aggiornamento i motori possano avviarsi alla massima potenza senza alcun preavviso. Ok, iniziamo questo tutorial scaricando e installando la BLL Suite, che troviamo come sempre su GitHub. Vi lascio il link in descrizione. Qui avremo sempre l'ultima versione disponibile, io ho Windows, quindi scarico questa. Ok, ho rimosso le eliche, quindi collego la batteria e il cavo USB. A questo punto mi assicuro di aver scelto la COM giusta e clicco su Connetti. Quindi faccio Read Setup. Come vedete gli ESC hanno versione 32.7, ma per avere a disposizione tutte le ultime caratteristiche devo aggiornare, quindi clicco su ESC Flash. Qui il sistema trova in automatico il target degli ESC e ci propone l'ultima versione disponibile. Inoltre Keep Settings ci dà la possibilità di mantenere i settaggi nel caso abbiamo cambiato qualcosa, come ad esempio il verso di rotazione dei motori. Se invece preferite fare un'installazione pulita e avere tutti i valori predefiniti, togliete le spunte. Ricordatevi però di sistemare nuovamente la rotazione dei motori nell'ordine giusto. Quindi clicco qui e il sistema aggiornerà automaticamente tutti gli ESC. Perfetto, aggiornamento completato. Ok, iniziamo. L'impostazione in assoluto più importante da modificare è la frequenza PWM, che si divide in low e high, ovvero bassa e alta. Qui dovremo settare i valori minimi e massimi supportati dagli ESC che stiamo usando. Tenete conto però che non tutti gli ESC hanno lo stesso range di kHz. Quindi inizio impostando la frequenza PWM low con il valore minimo che ho a disposizione. Come vedete 48 kHz. Qui imposto la frequenza PWM high con il valore massimo. Come vedete 96 kHz. Per quanto riguarda PWM high abbiamo anche l'opzione by RPM che calcola il valore PWM massimo in base ai giri motore. By RPM modula la frequenza PWM degli ESC per evitare che questa si sincronizzi agli RPM del motore, facendo in modo che si evitino oscillazioni sul mid throttle. Bisogna dire però che impostare una frequenza con valori minimi e massimi è l'opzione che ci dà le prestazioni migliori in termini di efficienza, potenza e fluidità di volo. Io vi consiglio di iniziare in questo modo, tuttavia se vedete che avete delle oscillazioni sul mid throttle o altri problemi, impostate il valore massimo by RPM. Personalmente ho già testato questo modello con 48-96 kHz e ho verificato che non ha nessun problema in volo, per questo motivo lascerò come impostazione PWM high 96 kHz. Le impostazioni minimo e massimo che abbiamo appena visto vanno bene per droni da 3 a 6 pollici, per droni da 2 pollici o più piccoli è meglio usare una frequenza PWM fissa, impostando sia il minimo che massimo al valore più alto supportato dagli ESC, in questo caso sconsiglio di impostare come valore massimo by RPM. Per motori da 7 pollici in su invece bisogna evitare il valore minimo di 16 kHz, perché causa il rumore elettrico degli ESC.
partite da 24 kHz e salite fino a quando non avete più disturbi sul vostro feed analogico. Il secondo parametro da modificare è il timing, che è strettamente legato al tipo di motore in uso. Per questo motivo fare un discorso generale sul timing non è semplice. I valori che vedremo ora, infatti, pur adattandosi a una grande varietà di motori, potrebbero non dare i risultati sperati con quelli che state usando. L'aspetto sul quale la maggior parte dei piloti dovrebbe concentrarsi è la reattività, perché durante il volo freestyle o racing i motori variano la velocità con grande frequenza. Per questo è essenziale che il motore sia il più reattivo possibile, in modo da gestire al meglio tutti i cambi di velocità ai quali sono soggetti i motori. Il valore che ci dà la maggiore reattività è 16 deg, ovvero 16 gradi, ed è il valore che vi consiglio di impostare. Chi cerca la massima potenza invece può valutare 23 gradi, in questo caso però verificate che i motori non scaldino troppo, perché una maggiore potenza si traduce inevitabilmente in una temperatura più alta. Se quindi notate temperature anomale, lasciate stare i 23 gradi e portate il valore a 16 gradi, che in linea di massima è quello che vi suggerisco di fare. Se questi valori non si adattano ai vostri motori e non riuscite a trovare il timing giusto, l'opzione migliore è auto. In questo caso il timing verrà gestito dall'ESC, che agendo in modo conservativo prediligerà l'efficienza a discapito di potenza e reattività. L'efficienza comunque è un parametro fondamentale per i droni da long range o in generale quelli dove i tempi di volo sono l'aspetto più importante, quindi questi modelli dovranno impostare il timing su auto. Efficienza e tempi di volo sono caratteristiche fondamentali anche per i droni più piccoli o più grandi, quindi il mio suggerimento è di impostare auto anche per i modelli più piccoli di 3 pollici o più grandi di 7. Il terzo parametro che possiamo modificare è ramp up power, anche se il valore predefinito di 50% in genere può andar bene per la maggior parte dei droni da 5 pollici. Se volete regolare questo parametro per trovare il valore ottimale sul vostro modello, potete partire da 20% e aumentarlo di 5 o 10 punti percentuale. Quando vedete che non sia un incremento nella reattività dei motori, significa che avete un ramp up power sufficiente a garantire le prestazioni migliori. Diciamo che se non volete fare molte prove, potete portarlo con sicurezza ad un valore di 40%. Aumentare il ramp up power a un valore troppo elevato oltre quello predefinito non porta nessun beneficio, ma aumenta solo il rischio di desync o bruciare ESC e motori. Frequenza PWM, motor timing e ramp up power erano i tre parametri principali da modificare per migliorare le prestazioni del nostro drone. Una volta fatte queste modifiche, il mio consiglio è fare qualche lipo di prova per vedere come si comporta in volo. Verificate la temperatura dei motori e qualsiasi altro comportamento anomalo, e se notate qualcosa di strano, riportate i valori predefiniti. Vediamo ora come muoverci se abbiamo problemi di desync e dead roll. Le modifiche più efficaci per risolvere questi problemi sono due. La prima è abbassare il ramp up power portandolo ad un valore del 15%. La seconda è cambiare il Demag Compensation portandolo da low ad high. Questi due parametri sono i principali da cambiare, quindi se avete dei desync iniziate con queste modifiche e poi vedete come va. Se non risolvete il problema, provate anche a portare il motor timing a 23 gradi, sempre verificando che la temperatura dei motori non risulti troppo elevata. In alternativa considerate il valore auto. Se dopo aver modificato questi parametri continuate ad avere desync, potete intervenire su Betaflight. Le modifiche più importanti da fare le troviamo nel tab motori. Per iniziare possiamo abbassare il D-Shot da 600 a 300 in modo da alleggerire il carico di lavoro degli ESC. Poi possiamo aumentare la rotazione minima dei motori ad un valore compreso tra 7 e 10%. In questo modo i motori avranno una rotazione leggermente maggiore quando il gas sarà zero. Un altro parametro da verificare è che il Dynamic Idle sia settato a 0. Se per errore lo avete modificato, potrebbe essere una probabile causa di desync, quindi riportatelo a 0. Se continuate ad avere problemi dopo aver modificato i parametri sia su Betaflight che BLL Suite, allora le cause con tutta probabilità sono date da ESC o motori guasti. Quindi non vi rimane che fare qualche prova per capire se il problema sia effettivamente nei motori o negli ESC. Per oggi è tutto, in questo video abbiamo visto come settare al meglio i nostri ESC BLL 32 e cosa fare in caso di desync e dead roll. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.